arriva dove spesso la miseria ha buttato giù la porta e chi vive in casa non ha più la forza per parare altri colpi. La carità di Papa Francesco, come San Paolo, allevia senza fare rumore, al massimo uno scarno comunicato per attirare l'attenzione del mondo su un bisogno, non certo su di sé. Una solidarietà che arriva ai bordi del mondo, lo sguardo sulle mille periferie del pianeta e offrire una chance di riscatto a chi deve compiere un'impresa anche solo per far bere il proprio figlio. Ed è una solidarietà creativa, in sintonia col Giubileo, che Francesco vorrebbe una trama globale e fitta di opere di misericordia. Una delle ultime idee, quella di aprire un centro agricolo in Giordania con i soldi ricavati dalla presenza della Santa Sede all'Expo di Milano lo scorso anno. Monsignor Segundo Tejado Muñoz, sottosegretario del Pontificio Consiglio Corunum, era ad Amman il 12 maggio scorso per l'inaugurazione del progetto e ne spiega i particolari. Consiste in un'attività di lavoro. Le famiglie che sono arrivate in Giordania, molte di esse provenienti dall'Iraq e molte di esse cristiane, già è un tempo che stanno in Giordania. Quindi la Chiesa locale, soprattutto la Caritas locale, ha pensato bene che è arrivato il momento anche di dare lavoro a queste persone che non devono vivere costantemente, anche perché questo ripercute anche nella stabilità della famiglia. E quindi è un progetto che vuole essere pilota per fare anche altri, di dare a queste persone che devono rimanere un tempo lungo in una terra che non è la sua, dare una dignità con un lavoro. La mano discreta che porta evangelicamente la carità del Papa agli estremi confini della terra è quella di Corunum, il dicastero vaticano preposto a questo compito. Le piste praticate sono essenzialmente due, agile e tempestiva la prima, capillare e ragionata la seconda. Uno è le offerte che arrivano al Santo Padre per un problema concreto, quando succede un'emergenza, terremoto di Haiti, tsunami di Giappone, il tifone delle Filippine. Questo problema dei rifugiati, al Santo Padre arrivano delle offerte che lui canalizza attraverso di Corunum per fare progetti concreti. La seconda parte del nostro lavoro è più, e soprattutto in questo caso della Siria, del Medio Oriente, è più di coordinazione. Noi abbiamo già fatto un tavolo di coordinamento dove mettiamo insieme le agenzie di aiuto cattoliche che lavorano in zona, le chiese locali con le Caritas, i vescovi locali, i nunzi apostolici e altri dicasteri che sono coinvolti, aiutare la Chiesa locale a individuare i bisogni, le necessità, le priorità e quindi poter dirle alle agenzie che vengono da altre nazioni, le chiese che vengono con le loro agenzie, con le loro forze, vengono ad aiutare. E non si lesinano mezzi per ridare senso alla parola speranza, laddove una catastrofe di pochi minuti o una miseria incancrenita hanno svuotato la vita di umanità. Solo per il fenomeno immigrati, la Chiesa ha investito oltre 150 milioni di dollari dal 2011 in qua. Corunum fa un segno a nome del Santo Padre, che vuol dire che Pietro, che il Papa Francesco si preoccupa di questo problema concreto, dei rifugiati, come di un terremoto. Adesso dobbiamo andare per esempio in Ecuador, anche lì con le offerte che abbiamo ricevuto, a attivare un progetto di ricostruzione normalmente in un secondo momento, perché l'emergenza la gestiscono molto meglio e molto più professionalmente le Caritas e le altre organizzazioni umanitarie che la Chiesa ha.